Un tesoro non più nascosto, quello di Teramo, dove sono conservati strabilianti mosaici di epoca romana. Nella Domus delle Grazie, nella Domus Piazza Sant'Anna, in quella di Palazzo Melatino, in quella dei Delfini e in quella di Bacco. Tutti possono ora visitare i siti tramite un viaggio virtuale elaborato dalla Fondazione Tercas, la Fondazione Cingoli e il Fondo Ambiente Italiano, che insieme danno vita alla nuova edizione di Art in Act. Il tour virtuale permette di rivivere questa esperienza, ripercorrere queste manifestazioni musive nel tessuto urbanistico di Teramo e riscoprire dunque la fase romana della città di Teramo. Dai mosaici più antichi a quelli di oggi. Dal proprio PC o smartphone, infatti, è possibile ammirare anche le 19 opere dei finalisti del GAEM, il premio internazionale del Museo della Città di Ravenna dedicato all'arte musiva. Andremo a comparare i giacimenti musivi della città di Teramo con la loro traduzione di concetti e figure con il linguaggio musivo, attraverso il linguaggio musivo, e l'opera di 15 giovani artisti del GAEM, che invece non saranno soltanto traduttori, ma saranno veri e propri utilizzatori del linguaggio in funzione del concetto, quindi non una traduzione, ma un concetto che nasce in forma di mosaico e dalle due dimensioni, un linguaggio tradizionale di rappresentazione per il mosaico, arrivano addirittura alla terza dimensione, dalla bidimensionalità alla scultura. Durante il lockdown, musei e mostre sono stati tra i primi a dover chiudere i battenti. Questo ha dato una spinta alla digitalizzazione e tramite l'innovazione tecnologica che oggi possiamo ammirare opere d'arte anche da seduti sul proprio divano. Non sarà come trovarsi fisicamente in una domus romana o come camminare con l'aso all'insù sotto una volta decorata, ma anche attraverso uno schermo è possibile meravigliarsi dell'ingegno umano. L'innovazione tecnologica applicata all'arte, applicata al nostro patrimonio museale, non è qualcosa di nuovo, da tempo ormai se ne parla, ma purtroppo ha trovato scarsa attuazione sul nostro territorio. Ci piace pensare di aver inaugurato una via che, usufruendo dei finanziamenti del Recovery Fund, potrà sempre più avere successo. È una sfida quella che ci aspetta, una sfida che dobbiamo saper cogliere per poter promuovere adeguatamente il nostro territorio.